Allora eravamo degli eroi. Improvvisamente tutti in quel momento si sono ricordati del valore del lavoro. Ecco, siamo qui, è una bella difficoltà, è una prova anche questa, ma tanto noi non ci fermiamo, quindi non c'è problema. Io credo che noi dobbiamo rivendicare con orgoglio il ruolo che il mondo del lavoro è stato capace in questo anno di pandemia di svolgere. E lo dico perché in quel momento noi non abbiamo pensato, come qualcuno ci dice, solo ai lavoratori che noi rappresentiamo. Perché nel momento che noi abbiamo chiesto al governo di fare degli interventi e quindi di fare dei provvedimenti, noi abbiamo chiesto che la protezione venisse fatta a tutti, anche alle imprese, anche a quelle attività che facevano fatica ad andare avanti e che erano costrette a bloccarsi. Noi abbiamo chiesto anche di dare i sostegni al reddito anche a quella parte del mondo del lavoro che quei sostegni lì non ce li aveva, perché era precaria e perché aveva dovuto subire delle leggi sbagliate. Pensiamo anche a quei lavoratori grazie ai quali oggi noi siamo qui. Per tutti i lavoratori dello spettacolo e non solo, è stato un anno e mezzo terribile in cui non hanno potuto fare nulla perché erano bloccati. E noi ci siamo battuti anche per loro, perché per noi l'unità del mondo del lavoro non è uno slogan, è una nostra coerenza. Del resto, la parola sindacato, è bene che se lo ricordino tutti, ha un significato molto preciso. Vuol dire insieme con giustizia, e deve essere chiaro a tutti che ognuno da solo non va da nessuna parte, va a sbattere. Da solo ce la possono fare quelli che sono ricchi e che hanno tanti soldi, non quelli che per vivere hanno bisogno di lavorare. Ed è proprio forti di questa credibilità che oggi diciamo al Presidente del Consiglio, diciamo al Governo, ma diciamo anche alle forze politiche, e mi permetto di dire, lo diciamo anche a Confindustria, lo diciamo anche a Confapi, lo diciamo anche alle associazioni: è un errore sbloccare i licenziamenti il primo di luglio. E guardate, io non mi metto a dare i numeri, se c'è un po' d'acqua, non mi metto a dare i numeri, perché badate che il problema non è se saranno tanti o pochi licenziamenti. Il problema è il messaggio che noi dobbiamo mandare, e deve essere un impegno di tutti, non solo del sindacato, che i problemi e anche le riorganizzazioni necessarie nelle aziende non si debbono affrontare con i licenziamenti. Questo è il messaggio che dobbiamo mandare. Ma non perché viviamo da un'altra parte,